Salve straniero, ma cosa ti porta qui da me in un posto così lontano? Wow! Anche il teletrasporto abbiamo imparato adesso. Giuseppe, ti presento i miei due nuovi assistenti, Pim e Pam. Pim Pam, quest'uomo si chiama Giuseppe, è arrivato qui giusto ieri sera e mi stava raccontando di un suo problema, ma penso sia meglio lasciarlo continuare. Ciao Pim, ciao Pam, stavo qui proprio per raccontare al maestro Tobru quanto io mi senta solo. Come mai? Perché io non mi sono mai sposato e non ho figli. Fino a un po' di tempo fa non era un problema perché passavo tanto di quel tempo con i miei amici. Però adesso invecchiando il tempo con loro è diminuito e io sono sempre a casa e non so cosa fare e mi annoio e sono tristissimo. Che peccato. Mi dispiace per te, caro Giuseppe, e capisco perché tu ti senta così triste, ma non vedo proprio come ti possa aiutare. Il fatto è che io vorrei andare in uno di quei centri dove raccontano delle storie ai bambini. Solo che io non lo so fare e mi servirebbe qualcuno che mi insegnasse a raccontare delle belle storie. Beh, vedi, io posso anche insegnarti qualche storia, ma non so se ti piaceranno. E poi vedi, la bellezza di queste storie dipende anche da te. Quindi sei disposto ad aiutarmi? Beh certo, o almeno ci proverò. Grazie mille! Credi davvero che Giuseppe riuscirà a raccontare delle belle storie? Non lo so, però era veramente determinato. Allora, com'è andata? Beh, credo proprio che Giuseppe sia ormai pronto. Ma per esserne sicuri, ovviamente, deve raccontare una storia a voi due. Ok, siamo pronti. Proprio una storia fantastica. Già, e il modo in cui l'hai raccontata, bellissimo. Grazie ragazzi per avermi ascoltato e grazie anche a lei maestro per avermi insegnato. Credo che ora sia il momento di salutarci. Va bene, ciao, torna a trovarci quando vuoi.